Usama e Sabr, nuova pedina al servizio di Mr. Kari. Tu sei arrivato qualche giorno fa, hai fatto qualche giorno di prova prima della firma. Qual è la tua impressione sulla squadra? Diciamo che da un po' che gira la mia voce, il mio arrivo qua a Torres, da un po' che ci si sentiva e c'era la situazione dell'allenatore precedente che non si sapeva come andava a finire. Una volta che è subentrato il mister nuovo abbiamo fatto questo provino, come hai detto te, e nulla, ci siamo trovati subito bene. Io seguivo già un po' la squadra, per cui sapevo già più o meno i giocatori e il campionato che stava facendo, e sono contento di essere arrivato qua. Che gruppo hai trovato? È un gruppo buono, sai, sono 4-5 giocatori che io conoscevo già, quindi è stato positivo per me. Malgrado il momento negativo, comunque c'è un buono spirito dentro lo spogliatoio, non c'è tra virgolette depressione, e quindi è buono per affrontare le prossime partite. Si inizia subito con una trasferta, domani giocate contro il Castiglione. Cosa servirà a portare in campo? Servirà a portare in campo anche un po' di positività, un po' di tranquillità, un po' di carattere, secondo me, perché questa squadra, da quello che ho capito, quando gioca fuori casa rende sempre meglio rispetto a in casa. Vuol dire che subisce un po' la pressione, no? Subiamo la pressione del giocare qua in casa davanti ai nostri tifosi. Per cui secondo me bisognerebbe scendere in campo un po' più tranquilli, con la consapevolezza dei nostri mezzi, che abbiamo una squadra molto competitiva per la categoria, per il girone. Malgrado la partita sia una delle più difficili che ci poteva capitare, perché è una squadra che è dietro di noi, quindi avranno la nostra stessa fame, per cui sarà una battaglia, insomma. Secondo te, visto che il campionato è ancora lungo, si può centrare l'obiettivo delle prime 8? Assolutamente sì, è un obiettivo alla nostra portata, però per raggiungerlo ci vogliono una serie di combinazioni. Dal nostro impegno, dalla tranquillità della piazza, dell'organizzazione, ci vogliono tante cose per raggiungere un obiettivo. Certo è che se ci sono tutte queste componenti, secondo me è ampiamente la nostra portata. Forza Torres!